Buonasera, io sono l'autore di questo software che si chiama NetOp e che serve per monitorare il traffico di rete alta velocità. Vuoi che usi il microfono o possiamo farlo a me? No, facciamolo a me, okay? Se qualcuno non sente provo a guardare più forte. Questo software è stato sviluppato completamente in Italia e serve, come dice la parola, top a calcolare l'utilizzatore massimo di risorse di rete. E è un software open source, quindi è liberamente disponibile su varie piattaforme, a partire da Linux, SX oppure Windows. Purtroppo ho l'utilizzo in inglese perché mi uso un po' in varie presentazioni, comunque diciamo cercherò di parlarci sopra. Cosa vi voglio far vedere oggi? Innanzitutto come è nata l'idea di NetOp e dove stiamo andando, e poi perché c'è stata l'esigenza di passare dalla versione precedente, che oramai è durato quasi 15 anni, alla versione attuale, per cercare di capire, diciamo, quali erano i punti deboli e trovarci una soluzione. Vi farò vedere come funziona, che cosa si può fare, quindi cosa ci potete fare, e vi do una mezza idea, diciamo, di dove lo voglio portare, qual è l'idea dell'evoluzione di questo software. Allora, NetOp è nata nel 1998, diciamo, come un progetto per l'Università di Pisa per monitorare il traffico dell'allora rete Serra, quando era ancora in fase molto embrionale, dove c'era praticamente il problema di riuscire a capire chi erano quelle poche persone che generavano quel traffico che riusciva a tirare giù, diciamo, i servizi principali, ovvero non permettere la comunicazione. Erano i tempi di modem asincroni, eravamo a velocità che si misurava in kbyte o megabyte, quindi diciamo qualsiasi attività che era quantomeno importante era fondamentalmente un problema, andava evitato. Adesso, diciamo, dopo 15 anni le cose sono un pochino cambiate, sapete che si parla in megabit o quantomeno in gigabit, decine di gigabit, e quindi diciamo le cose sono un po' cambiate anche per NetOp, e quindi è stato ripensato molto in questo caso qua. Diciamo, NetOp come progetto open source è nato con l'applicazione che vi farò vedere oggi, però diciamo i componenti alla base di questo progetto sono utilizzati anche in scopi e in prodotti commerciali di aziende. Per esempio questo qui è una piccola scatolina che ha fatto Cisco, che si chiama Cisco S100, che permette di monitorare il traffico di rete, e il NetOp originale era lì dentro, quindi se riuscite a immaginare una piccola scatola fatta da una ditta così importante, riuscite a capire che avevo la necessità di prendere il traffico di rete in maniera distribuita e di accorpare una posta centrale. Questo è sempre uno switch della Cisco, dove qui dentro ci sono dei adattatori che si chiamano SFP, che sono questi qua smontati. Questo qui è un progetto che è stato fatto con la JDSU. E questi adattatori cosa servono? Servono per adattare una parte ottica a una parte elettrica, quindi diciamo ognuno che ha necessità di cablare una rete o un palazzo come questo, diciamo, dovrà utilizzare. Ecco, lì dentro c'è un pezzettino del software sviluppato da noi che permette di catturare il traffico oppure di emetterlo. Emetterlo in che senso? Che se voglio fare delle misure di rete in una rete distribuita come questa, ho la necessità di generare il traffico proprio dove questo vorrei che mi fosse generato, cioè non su un PC che magari è connesso a un altro tipo di cablaggio, allo switch, ma direttamente allo switch stesso. Oppure è stato messo dentro apparati che permettono, che una soluzione che ha in mano, di inserire con un rack e di far partire tutto, diciamo, senza bisogno di compilare il software come meglio si fa. Quali sono gli obiettivi di NetOp, non inteso come software, ma come progetto? È di permettere di riuscire a analizzare il traffico di rete fondamentalmente senza usare strumenti commerciali. Perché gli strumenti commerciali non vanno bene? Perché innanzitutto sono lenti nella loro evoluzione, cioè ovvero bisogna sempre aspettare che qualche americano si svegli e che probabilmente ce lo porti qua. Poi probabilmente non sono adatti al nostro modo di fare, per esempio se vogliamo analizzare il traffico multimediale, vediamo che molto spesso questo qui è gestito per piattaforme che in Italia non esistono. Oppure perché c'è il problema che molti software non sono open source, cioè ovvero c'è la necessità, specialmente nella rete, di adattare velocemente il software alle esigenze nuove, un po' perché nascono nuovi protocolli, un po' perché col peer-to-peer, diciamo, questi cambiano velocemente, e quindi aspettare che qualcuno ci dia una release ogni 2-3 anni è un pochino troppo. Quindi diciamo, l'idea era stata di creare qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo in che senso? Non vogliamo avere vendor lock, cioè non vogliamo che questo software sia bloccato da qualcuno che ci ha dentro dei ritmi che ci impediscono la loro evoluzione, e vogliamo che questo qui funzioni su commodity hardware, cioè su un hardware che si va a trovare in qualsiasi negozio di computer, ce lo compriamo, ci installiamo Linux e funziona. Questo perché? Perché specialmente per monitorare traffico di rete importante, fino a qualche anno fa, diciamo, una delle idee di base delle persone era che ci voleva dell'hardware molto costoso, delle schede particolari create da tutte le aziende nel mondo.
E questo qui purtroppo era un po' un problema, perché sia come cost che come dipendenza rendeva tutti, diciamo, attaccati a questo tipo di aziende. Ecco, questo è uno degli obiettivi che abbiamo risolto negli anni, che ha permesso di utilizzare dei computer comuni per fare delle attività che erano non comuni. NetOp è nato nel 1988 e aveva una web GUI che più o meno era questa, e permetteva in sostanza di andare a leggere pacchetti di rete, se li metteva in memoria, ci faceva una piccola analisi e poi li visualizzava. È sempre stato rilasciato sotto GPL, sia per Unix che per Windows, quindi diciamo lo stesso codice sorgente, così come oggi funziona anche in tutte le parti. Vi dicevo che aveva un'interfaccia web che per il 1998 era una cosa abbastanza innovativa, però permetteva anche di parlare con terminali, in questo caso WAP, come vedete questo era un piccolo esempio di quegli anni, e quindi riuscire a vedere cosa succedeva. Questo dava la possibilità a persone che magari erano installatori di reti, che avevano un problema, era una bella strada, ripeto, oggi c'è l'iPhone, prima non c'era, quantomeno di andare a vedere quello che stava succedendo, quali erano i top host che facevano qualcosa, e quindi in qualche maniera avere una mezza idea di quello che era e poi riuscire a intervenire. Questa architettura è stata rispettata anche nella versione nuova, più o meno come vedremo, quindi c'è una divisione in tre strati, la parte di cattura dei pacchetti, la parte di analisi e la parte di visualizzazione, che però è stata completamente riscritta. Perché è stato bisogno di riscriverlo? Perché dopo 15 anni le cose sono cambiate, cioè l'evoluzione della rete, ve l'ho detto, sono state molto importanti, e poi dopo aver messo mano tante volte allo stesso codice, in qualche maniera c'è bisogno di fare una pulizia. E nella vita purtroppo a volte c'è bisogno di chiudere una cosa e di aprire un'altra, perché l'evoluzione a volte non è sempre una buona idea, almeno questo è il mio modo di pensare. E quindi è stato riscritto tutto da capo, considerate che quello che vedete oggi è iniziato in aprile, è stato completato a giugno la prima versione, la seconda versione è praticamente pronta, la prossima settimana sarà annunciata, e quella che vi farò vedere tra poco. È stata riscritta tutta in C++ e HTML5, quindi diciamo è stata un po' una fatica, però quantomeno penso che abbia pagato. Una delle cose importanti di questa release è che dovrebbe essere crash free, cioè ovvero non dovrebbe più bloccarsi anche con tantissimo carico, con tantissimi host. Questo era un problema della prima versione che purtroppo, vi ripeto, era nata nel 1998 con piccoli host, quindi con un design molto ben preciso, che purtroppo negli anni è stato superato dagli eventi, e quindi anche questa è stata una cosa che è stata sistemata. È un'applicazione real time, cioè fa vedere in tempo reale quello che succede, non lo fa vedere come tipicamente accade nelle reti in ritardo. Questo ritardo, diciamo, non sempre è un problema per le persone, però diciamo è importante perché non permette di capire che cosa sta succedendo, oppure perché permette di farci vedere delle cose con una media. E vedendo una media ci si perde, perché il tipo di traffico in qualche maniera dà un fastidio che poi non si riesce a capire come mai hanno iniziato delle persone. Oltre alla HTML5 abbiamo messo il supporto della categorizzazione degli host, cioè io per ogni tipo di host adesso tramite dei servizi liberamente disponibili è possibile andare a catalogare un traffico. Quindi cosa vi voglio dire? Che vi voglio che posso fare dei report dicendo che questo host ha un certo profilo di traffico, cioè un social network, fa un po' di post e fa qualcos'altro. Questo host qui invece va su siti particolarmente aggressivi, quindi magari siti dediti a problemi di sicurezza, che quindi deve essere gestito in una maniera un po' particolare. E poi abbiamo un supporto per la deep packet special che vedremo tra poco. Come vi dicevo, è diviso in tre strade. La parte bassa è quella che serve per catturare i pacchetti, abbiamo delle librerie che permettono di farlo in maniera efficiente, sempre sviluppate da noi e open source. Il motore di NetOp è stato basato su questa libreria NDPI, cioè Illustre, che permette di catalogare i protocolli a livello applicativo. Tutta la parte sopra web, che prima era scritta in puro C, quindi era difficile da modificare per non programmatori, è stata completamente scritta in Lua. Che cos'è Lua? Lua è un linguaggio interpretato molto leggero e molto efficiente, in particolare è troppo la versione di Lua Just in Time Compile, quindi diciamo, è una versione ancora più efficiente. Perché Lua è importante? Perché ci permette di separare la parte di motore dalla parte di visualizzazione, cioè ovvero NetOp adesso esporta un API Lua che permette di utilizzare i suoi dati da qualsiasi persona, dove la interfaccia web non è più un componente essenziale, anche se è presente, ma è un componente che in qualche modo è diventato opzionale. Che cosa voglio dire? Che potete prendere questo piccolo server, lo mettete da qualche parte, lo accedete tramite un servizio web e potete sfruttare questi dati per farci qualsiasi cosa, e da applicazioni che non sono state scritte da noi. Quindi diciamo, fondamentalmente diventa un fornitore di informazioni che qualcuno riesce a usufruire tramite HTTP e interfaccia REST. I componenti principali di NetOp sono la network device, qui la periferica o l'iperiferica da cui possiamo catturare i pacchetti, che possono essere un'interfaccia Wi-Fi, un'interfaccia Ethernet, Bluetooth, quello che volete voi, basta che ci siano dei pacchetti sopra. Il concetto di flusso, cioè ovvero
la sistina di sorgente, di destinatario, sorgente, porta destinatario, protocollo, che si chiama UDP, che eventualmente volano, e poi questi flussi vengono aggregati per host, quindi il nostro sorgente che parla con la nostra destinazione, e poi ci sono aggregazioni di livello superiore, per esempio aggregazione a livello di protocollo applicativo, aggregazione a livello di server utilizzato, aggregazione al tipo sistema operativo utilizzato, quindi diciamo fammi vedere tutti gli host che usano Windows che vanno su questo sito. Questo è un tipo di cose che si riescono a fare. In NetOp tutte queste informazioni sono mantenute in memoria, quindi c'è la necessità, dopo un pochino di tempo, in qualche maniera di liberarsene. Perché? Perché non ci possiamo permettere di continuamente accumulare, quindi abbiamo bisogno a un certo momento di scrivere da qualche parte, in questo caso in un server Redis, di cui si parlerà, le informazioni diciamo, che non sono più attuali, quindi il nostro che ha terminato momentaneamente di trasmettere, e quindi in qualche maniera sono salvati. Tutti gli oggetti in NetOp sono gestibili e serializzabili in JSON, quindi cosa vuol dire? Che due macchine si possono scambiare un oggetto tra di loro, quindi se vogliamo avere un server centrale che può vedere tutte e due e rappresentarle comunemente, e quindi vuol dire anche che browser moderni che supportano JSON possono aggiornare velocemente i dati tramite delle callback JavaScript, permettendo di rinfrescare i vari campi. L'avvio di un pacchetto è abbastanza semplice, viene catturato, viene decodificato, quindi si vede cosa c'è dentro. In base al tipo di traffico, se è un traffico IP, diciamo, viene gestito in maniera approfondita, se è un traffico MIP viene semplicemente contato, e quindi cosa viene fatto? Viene decodificato, viene mappato nella sestina, vengono identificati gli host sorgente e destinatario, si identifica il protocollo applicativo, dove il protocollo applicativo non intende solamente HTTP o FTP, ma qualcosa di più, tipo Twitter, Facebook, quello che è. E quindi vengono incrementati di conseguenza tutti i loro contatori. NetOp e poi si passa al prossimo pacchetto. Questo diciamo questo è fatto dal motore. Parliamo un pochino del Deep Packet Inspection e soprattutto che cos'è. C'era un talk che purtroppo non seguì essendo qua nella stanza accanto, dove si parlava di analisi di intercettazione. In questi anni, soprattutto in questi mesi, abbiamo visto che c'è un po' di enfasi su questi discorsi, quindi è bene diciamo magari parlare un pochino meglio. La Deep Packet Inspection significa analizzare il traffico di rete non fermandoci a livello di busta, ma andando a vedere il contenuto. È un po' quello che succede diciamo, nella vita quando voi mandate una cartolina a un'altra persona, quindi non il postino si ferma a leggere diciamo, la busta stessa, ecco in questo caso non si apre la busta e ci si va a leggere dentro. Cosa ci leggiamo dentro? Non ci leggiamo dentro diciamo, informazioni critiche, cioè non ci interessa andare a spiare le persone, ma ci interessa in questo caso catalogare il protocollo. Cioè io non posso più permettermi di avere un report dove l'80% del traffico è HTTP che non mi dice niente. Io devo andare in qualche maniera a vedere di più, a capire di più che tipo di traffico HTTP è. Stai guardando un video su YouTube o mi stai, non so, usando la VPN facendo finta di essere HTTP e mi scarichi dati. Queste sono un po' le cose che ci interessano. In questo campo qui, purtroppo, di software open source non c'è. Non c'è per tanti motivi. Allora, uno perché è un campo abbastanza redditizio, quindi diciamo adesso per avere accesso a un toolkit di bucket inspection c'è da firmare un disclosure agreement, cioè ovvero io prendo questo codice, ve lo porto in casa, non dico a nessuno come è fatto, non dico a nessuno come si usa, diciamo altrimenti ci avrei dei problemi io. E soprattutto il prezzo di questi toolkit è di due tipi, allora uno è economico, perché il prezzo del toolkit non viene dato in euro, ma è una percentuale del fatturato dell'azienda che lo compra, quindi diciamo sapete bene o c'è un minimo e più questo qua. Quindi sapete bene che vi mettete in mano a qualcuno che in qualche maniera diciamo vi prenderà una gran parte dei prodotti. Ma soprattutto questo codice qua è un argomento molto sensibile che in qualche maniera può facilmente sconfinare nella privacy, sono tutti chiusi, cioè non abbiamo idea di cosa ci stia dentro, perché proprio per questo motivo diciamo non ci vogliono permettere di vederlo. Ecco, MDPI invece fa questo mestiere qua, ripeto, si limita all'analisi del protocollo, a capire il protocollo applicativo e a estrarre alcuni tipi di informazioni come per esempio il sistema operativo senza andare a vedere utenti e password, questo non è il suo mestiere, non voglio che sia, però lo fa in maniera open source, quindi cosa vuol dire? Che voi avete il codice sorgente e se nel caso voi compilate questa cosa e in qualche maniera volete vedere veramente cosa succede, lo potete fare. E questo penso che per questo tipo di applicazioni sia fondamentale. Oggi supporta 170 protocolli, è nato come all'inizio un mantenimento di un progetto open source morto che si chiamava OpenDPI, morto perché l'azienda era stata comprata da un'altra azienda che non veniva più supportato perché era diventato diciamo, il loro
prodotto principale. Io negli anni ci ho aggiunto tanti protocolli, tra cui quelli più famosi può essere Skype o BitTorrent e tutto il resto. Quindi diciamo sono 170, è in continua evoluzione, c'è una comunità dietro che continuamente nel tempo fornisce degli strumenti. Questo qui è una libreria, è utilizzata sia da prodotti come NetOp che da terze parti. Per esempio c'è un'azienda italiana che si chiama Enya che l'ha integrato nel loro firewall e fra poco avrete la possibilità nella loro versione 3 di riuscire a creare delle regole basate su questi protocolli. Potete dire che questo PC non può fare Facebook, quell'altro può fare Skype, quell'altro magari non può andare su Twitter, cose di questo tipo che comunemente si fanno con prodotti commerciali. E NetOp vi permette di utilizzare queste informazioni e host per host vi fa vedere un pochino quello che è successo. Come vi dicevo prima, i dati in NetOp vengono mantenuti in una cache, che è in memoria, e quando questi dati non sono più recenti, vengono trasportati, quindi copiati, in una cache esterna chiamata Redis, che è un database chiave valore, che anche questo è stato scritto da un italiano che abita in Sicilia. Che cosa fa questo Redis? Ci permette di mantenere delle informazioni per un periodo di tempo limitato, come per esempio la risoluzione dei nomi, o informazioni un pochino più volatili, che magari durano molto meno, senza essere persistente. Cioè, in Redis c'è la possibilità di dire quali dati sono persistenti e quali no, contrariamente ai diritti tradizionali dove quando si scrive un dato, a meno che non si cancella, questo ci rimane. Questo fatto qua è una proprietà molto importante, perché ci permette di non dover perdere tempo a classificare le informazioni o a fare operazioni di pulizia del DB, che sono cose tipicamente un pochino noiose. Soprattutto sono operazioni che causano dei rallentamenti e delle complessità del codice non indifferenti. Quindi avere un componente esterno mi dici io ti do questo dato, tienimi un massimo mezz'ora, se non lo uso nessuno, buttalo via, è una cosa che ha semplificato di molto il disegno di NetOp. NetOp poi tramite Redis può essere integrato in qualcosa come il macro cloud, cioè cosa vuol dire? È possibile creare un cluster di questi Redis e quando NetOp o altri componenti ci vanno a scrivere dentro perché vedono che è successa una certa cosa, ci possono essere dei componenti esterni che non hanno niente a che vedere con questo, come per esempio un'applicazione di monitoraggio, che può fare il subscribe, cioè può essere avvertita quando un evento accade. Un'applicazione che, vi ripeto, non ha niente a che vedere con un pacchetto. Quindi quando un utente fa login, gli può aprire qualcosa direttamente, proprio perché qualcuno di questi componenti ci ha scritto dentro. Come vi dicevo, tutta la parte web è scritta in Lua, che è un linguaggio che permette perciò di separare definitivamente la parte di pacchetti dalla parte di rappresentazione. NetOp ha, vedi, due cartelle fondamentali. Allora, una che si chiama Scripts Lua, che è quello che serve per visualizzare la pagina web che tra poco vi farò vedere, e un'altra chiamate Callback, che permette invece di eseguire delle azioni periodiche. Ad esempio, ogni minuto voglio che mi salvi i dati da qualche parte, oppure voglio, che ne so, che mi raccolgo un certo tipo di informazioni e me le spedite da un'altra parte. Ecco, tutte queste cose qua sono scritte in Lua, quindi se io voglio estendere NetOp, voglio modificare una pagina o fare qualcosa, sono obbligato a fare la Lua. Capisco che qualcuno magari avrà più simpatia per altri tipi di linguaggio, prima sentivo parlare di PHP o altri, ma il problema di questo linguaggio è che non sono facilmente bendabili, cioè semmai è il contrario, cioè loro riescono a parlare con terzi, ma loro dentro un altro linguaggio sono difficili da gestire. Ma poi c'è un altro fatto importante di Lua, che è molto veloce, che è rientrante, che è libero, e soprattutto che è un linguaggio che tutto sommato, essendo così semplice, è facile da imparare, al contrario di quest'altri framework che sono particolarmente invece grandi e importanti. Perciò NetOp in qualche maniera esporta queste funzioni tramite due classi nuove. Uno si chiama Interface, che permette di mappare tutte le informazioni sull'interfaccia di rete, quindi sui vari host, e un'altra chiamata NetOp, che ci dà informazioni generiche su NetOp stesso, quindi come è configurato, quanto memoria ha, quanti flussi sono attivi e tutto il resto. Di solito questa interfaccia è in sola lettura, cioè ovvero Lua riesce a leggere da NetOp ma non ci scrive. Però è possibile che ci sono dei metodi più umani di andarci a scrivere dentro, quindi c'è anche la possibilità in qualche modo di scrittare NetOp in base a questo tipo di richieste. Ora, dopo averci parlato un pochino del software, vi volevo far vedere come funziona anche per darvi un'idea. Allora, NetOp è un software che si parte a linea di comando, è fondamentalmente un daemon che viene avviato su una interfaccia di rete. Lui parte e inizia a leggere pacchetti, è vuoto, cioè non ha configurazioni. L'unica cosa che probabilmente gli possiamo configurare sono gli utenti o le reti, diciamo, che per lui sono locali. Cosa vuol dire una rete locale? È una rete dove ciò che interessa a sapere di più.
c'è una rete, per esempio, qui siamo la scuola animale, di host, la scuola animale serve per il locale, perché voglio salvare di più di questi host. Non vuoi andare a monitorare Facebook, cioè per me Facebook è un'informazione che io so che ci sono andato, ma non è un'informazione predominante. Per gli host locali qui tengo più informazioni e per gli host remoti tengo meno informazioni. Se voglio tenere informazioni di tutti, dico che la mia rete è 0000, quindi è tutto internet. Una volta partita nel top, lui cosa fa? Lui ha un'interfaccia web. Quindi l'unica maniera di interagire con NetOp è tramite interfaccia web. Una volta connesso qua dentro, qui riesco a vedere, diciamo, quello che succede. In questo caso qua, nella prima pagina, abbiamo la cosiddetta dashboard, cioè abbiamo le comunicazioni principali che ci sono in questo momento. Siccome mi sono attaccato qui a questa rete e non faccio grande traffico, diciamo, grandissime cose oggi non vedrete, però a casa vostra vedrete che la situazione è abbastanza diversa. Vengono rappresentati qui dei flussi di dati e come vedete ci sono dei colori. Un host che parla con un altro host e viene colorato in base al fatto di chi è colui che manda più dati tra i due. Quindi riesco a vedere in maniera veloce che in questo caso qui è il verde che manda dati verso il rosso che manda poco, quindi il rosso è soprattutto un ricettore. Questo mi dà un'idea dei flussi più principali, cioè se sto facendo un'attività in tempo reale riesco a capire cosa succede. Come vedete qua, ripeto, ora purtroppo questo non è un modo migliore per calcolare perché c'è poco traffico, però vi dà un'idea del traffico di rete, quanti pacchetti e quanti byte e quanti host attivi contemporaneamente ci sono. Qui poi c'è una manetta, che è praticamente un gauge, che vi aumenta in base alla quantità del traffico di rete. Se ci cliccate sopra ci potete specificare la velocità, che è la velocità effettiva, cioè ovvero se voi avete una 17 megabit, non so che questa interfaccia è gigabit, cioè questa interfaccia mia di rete fa un giga, ma in realtà questa interfaccia per voi fa 7 megabit. Se la lasciate a gigabit, quindi se leggete informazioni come fanno quasi tutti dal sistema operativo, voi la manettina non la lascerete mai, perché praticamente anche se trasmettete 7 megabit sarà praticamente sempre a zero. Ecco, questa cosa qua qui la potete impostare e gli potete invece dare, diciamo, la possibilità di farlo alzare o passare in base alle vostre esigenze. Come dicevo, si entra lì. E questi sono gli host che si stanno scambiando i dati. Come vedete c'è una cosa che tipicamente si chiama breakdown, cioè ovvero, ora non so se ci riuscite a leggere, la parte gialla vuol dire dati inviati, la parte giù, la parte blu dati ricevuti. Quindi cosa vuol dire? Che questo host qua praticamente ha mandato più dei dati che ha ricevuto. Questa macchina qua, che è il mio computer, che è quello che sto utilizzando, come vedete, ha imparato il sistema operativo. Da dove l'ha imparato? Da NDPI, perché ha fatto del traffico di rete e lui si è accorto che dentro la richiesta HTTP diceva che c'era MacOS. Quindi diciamo non ha indovinato, ma è andato proprio a leggerla. Se vedete qua ci sono dei contatori, questi qua che si alzano o si abbassano, e come vedete in questo caso sono fermi oppure posso andare la freccina in su. La freccina in su cosa vuol dire? Vuol dire che stanno arrivando dei pacchetti. Se il contatore è stabile invece viene messo orizzontale. Qui c'è una cosa che si chiama Activity Map. Che cos'è questa? È la possibilità di farmi vedere, vediamo qua sopra, di farmi vedere in tempo reale, ovviamente il font è un po' piccolo, il tipo di attività che vi ha fatto questo host nel tempo. Ora vi farò vedere una slide giusto per farvi capire. La parte importante di questo qua è che è una bitmap compressa, quindi voi con qualche centinaia di byte per host per giorno riuscite ad avere una storia al secondo, perché questi contatori qui sono al secondo. Tutto quello che vedete qua giù, anche queste cose qui, sono tutti al secondo, completamente al secondo, quindi riuscite ad avere un monitoraggio puntuale, cosa che tipicamente con gli apparati di rete si fanno ai 5 minuti. Oltre al concetto di host, poi ci sono gli host per i locali, e questa qui è una schermata dove vedete nel tempo che vengono create qui delle piccole barrette in base al loro tipo di traffico, alla quantità di traffico che vengono generate. Come vedete tutta un'interfaccia dinamica, si può fare il sort, si clicca sopra, si clicca sugli host, si clicca su una porta per vedere il traffico delle porte, per ognuno degli host, questo, si riescono a vedere i flussi, cioè le comunicazioni che mi sta facendo lui. Come vedete qui mi ha riconosciuto Dropbox, perché c'ho il client Dropbox qua sopra, non mi ha scritto HTTP, questa è la parte importante. Posso vedere i protocolli, questo è il mio servizio, quindi vedete che qui c'è scritto Google, non c'è scritto
HTTP. Cioè sono andato, sta andando su Google per fatti suoi, sta andando a parlare qualcosa con lui, il signore Apple che mi sta chiamando e così via. Quindi potete fare dei report e questi report qui sono tutti fatti in tempo reale. Lo stesso vale per i pacchetti, per la distribuzione dei pacchetti, e non so se ci fate caso, questi numeri si aggiornano, cioè è tutto dinamico. L'interfaccia è basata su Twitter Bootstrap, e come dicevo è in HTML. Giusto per concludere vi faccio vedere alcune slide che intanto la mancanza di traffico diciamo si vede male. Ecco, questa era la manettina che vi dicevo, e poi i codici sono scoperti in tempo reale, e scoperti in tempo reale vi permette di visualizzarli altrettanto in tempo reale. Questa qui è la mappa di cui vi parlavo, l'activity map. E l'activity map è una vista giornaliera, per esempio è questa. Vi mette dei colori verdi più scuri o più chiari in base a quello che ha fatto. Perché questa mappa è importante? Allora, innanzitutto perché è salvata persistentemente sul disco per gli host locali. E poi soprattutto per il fatto che è veramente, veramente piccola. Quindi in questo caso è meno di un KB. Perché è importante questa mappa? Perché è una mappa binaria. Quindi è una mappa che ti permette di sapere se in quel secondo quell'host ha fatto traffico. Nella prossima lezione stiamo pensando di metterci non tanto 0-1 ma anche dei numeri. Perché è importante? Perché mi permette di sapere esattamente chi stava facendo cosa. Cioè se vuoi andare indietro, sono 5 e mezzo, alle 4:01 e 3 secondi, chi è che trasmette voi, ci vedeva in questa stanza? Cioè con me è successo un problema. Chi è stato? Per quali protocolli? In questa maniera è possibile, essendo una mappa binaria, posso fare facilmente l'end or o i confronti, contrariamente ai tipi di dati invece analogici, dove invece questa cosa è un pochino più difficile. È inutile dirvi che si possono aggregare dati per server HTTP o altre cose, per esempio. E la verità dell'aggregazione, questo va fatto aggiungendo il flag meno a, per cambiare memoria. Per esempio, allora la pagina Repubblica che dopo un'aggregazione Repubblica per l'HTTP, e questo è il mio computer che l'ha fatto. Posso aggregare per DNS, queste sono le richieste DNS che sono state fatte, ma non solo le richieste DNS, se io clicco su qualcuna di queste host qua, ora gga.com, non pensavo di esserci andato, mi fa vedere anche lui la mappa, mi mette il contatore qua, e soprattutto qui mi dice chi l'ha fatto, questo è il mio PC. Quindi io so in tempo reale chi sta facendo cosa, per quale motivo, e posso correlare queste informazioni tutte assieme. Questa è la parte importante, cioè diciamo un po' quello che ha fatto Google con Gmail non era tanto l'evoluzione della dinamica grazie, questo ve lo davano già altri, ma la possibilità di darvi di qualcosa che è, non dico infinito, ma più o meno tale, cioè ovvero la possibilità di sapere più o meno tutto, dove la memorizzazione sul disco, se viene fatta in uno spazio diciamo ragionevolmente piccolo, con i criteri che abbiamo oggi, con i nostri sfida terabyte, è possibile salvare la storia di una rete nel tempo per tutti i miei host, e poi riuscire a tornare indietro quando una certa cosa importante è capitata e voglio risolverla. O possiamo vedere per esempio l'interazione tra gli host e l'ambiente esterno. Per esempio, andiamo sul mio host. Vediamo chi mi ha contattato. Ecco questo qua, purtroppo sullo schermo si vede male. Vedete che ci sono altri contatti, sono oggetti, questi qui si possono muovere. E cliccando su questo su un oggetto, per esempio in questo caso operating system, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle aggregazioni che vanno in base al colore, che sono scritte qua, aggregazioni locali, host remoti, aggregazioni stessi, quindi i dati che sono stati aggregati, oppure l'host arancione è quello dove io sto analizzando, ci posso cliccare sopra e posso vedere questo host qui con chi sta parlando, questo qui sta parlando con il nostro blog, ma è tutto un HTML scelto, la cosa di cui vi parlavo. C'è la geolocalizzazione usando Google Map e MaxMind, non so se avete visto che sugli host ci mettevo la bandierina, e quindi questo viene fatto tramite la geolocalizzazione, e le mappe sono centrate grazie alla geolocalizzazione HTML5, cioè se siete a Pisa la vedete centrata su Pisa, se siete in Spagna la vedete centrata sulla Spagna. Questa cosa è importante perché nei top diretti diciamo tutti si lamentavano che il mondo sembrava fosse centrato in Italia. Questa è la cosa che vi diceva prima, che vi dà l'idea del basio degli host in tempo reale, confrontarli con gli altri, quindi riuscire a sapere quegli host in cima cosa hanno fatto e soprattutto fare il confronto nel tempo in un certo secondo, perché questo è il secondo, quello che sta succedendo.
Ovviamente ci sono contatori storici, tutto basato su RRI, anche se in questa versione diciamo RRI non si vede più di tanto. In questa versione qua vedete che mentre vi facevo la demo, se io mi sposto riesco a vedere non solo il traffico ma anche chi gliel'ha fatto. Quindi diciamo correlare le informazioni insieme e che il cane di sopra si aggiunge. Ok? Diciamo, questi sono i grafici che tipicamente nel video avete fatto in formato grafico, qui sono fatti in HTML5, ci cliccate sopra, vedete che sul traffico si è andato e così via. È possibile integrare con protocolli commerciali come NetFlow e SFlow, il top riesce ovviamente a gestire. E poi l'ultima cosa, poi concludo, diciamo, riesce a funzionare anche in macchine piccole, questo per esempio è un beagleboard che costa una quarantina di euro, una piccola scatolina, ci funziona qua sopra e dalla prossima versione, giusto per darvi l'idea, una volta che sarà rilasciata la 1.1, verrà ottimizzato per queste macchine qua, non tanto in memoria e tutto il resto, perché quello è già abbastanza efficiente. Ma dal punto di vista della cloud di cui tutti parlano, cioè avere la possibilità di mettere queste macchine a giro per la mia rete e di avere da un posto centralizzato una vista distribuita del traffico di rete che mi sta accadendo. E con queste macchine qua diciamo è possibile secondo me riuscire a affrontare il problema del monitoraggio distribuito in una maniera abbastanza economica. Questo è quanto diciamo sono accadute 15 anni di lavoro che è stato sintetizzato in questa idea del top delle cifre e come ho detto è stato un ripensamento diciamo di quello che è stato fatto negli anni per dare un po' la rinfrescata a questo progetto. Tutto è disponibile sul GPL3, il link di download è questo. Grazie. Attuale, comunque un server NetOp va all'line rate. Allora, con un PC quad core abbiamo visto che quello che si riesce a fare tipicamente è che per ogni interfaccia di rete si riesce a gestire circa un milione di traffici al secondo. Ci sono degli utenti che se sono lamentati che a 6 giga vi inizia a perdere, però diciamo questo è un discorso un po' in latino, credo. La parte principale dipende dal tipo di aggregazioni che vengono fatte, a quanti host vengono gestite, però diciamo un gigabit non è certamente un problema. Multi gigabit bisogna un pochino vedere. In caso la valenza statistica, per cui anche se non avete qualcosa non è. Sì, sì, certamente, però diciamo, sì, poi ovviamente un top fa vedere drop come tutte le cose, cioè per un'interfaccia più una queste cose. Ah, quelli sono sostanzi. Sì, sì, una del problema. Però diciamo nel gigabit su qualsiasi macchina si riesce a fare. Il multigigabit, diciamo, possiamo pensare che per ogni core si riesca a fare circa 1 milione di packet al secondo analizzati. E poi vanno chiaramente in base al numero di connessioni, perché facendo cioè, di packet inspection questo qui ha un costo sulla parte iniziale delle comunicazioni che viene fatta sulla parte iniziale. Perché diciamo, una comunicazione fatta lunghissima, uno scambio di un grande file, che costa pochissimo, giusto all'inizio se faccio continuamente un hack and leva non costa un po' di più. Posso due curiosità. Una è in mezzo alla slide 9 che è mostrato. Sì. In retrospettiva, sì. Se l'aveste progettato rispettando tutti i design pattern, ingegneria del codice, bla bla bla, sarebbe cambiato qualcosa? In che senso? Nel senso che hai detto, abbiamo dovuto rifarlo anche perché ormai era un casino e siamo ripartiti da zero, sì. Sintetizzando molto quello che hai detto. Se per caso voi l'aveste progettato... No, non sarebbe cambiato nulla, perché diciamo in 15 anni sono cambiate talmente tante cose... E comunque... Sì, esatto, sarebbe stato obsoleto. In ogni caso. E infine, come si finanzia in Europa? Allora, le donazioni diciamo, sono state diciamo, inesistenti. Ci finanziamo vendendo supporto, oppure abbiamo sulla cattura dei pacchetti a 10 gigabit, sull'invio a molti 10 gigabit abbiamo dei piccoli prodotti diciamo, che sono scritti su questo layer open source che vendiamo insomma, a terze parti. Quindi sostanzialmente è la base del vostro lavoro, diciamo. Sì. Diciamo, NetOp era nato come monitoraggio del traffico di rete, negli anni diciamo, si è evoluto per necessità alla cattura e all'invio del traffico di rete e poi anche alla memorizzazione sul disco del traffico di rete all'aereo.
Quindi diciamo, tutta questa parte qui è gratuita e diciamo finanzia poco, diciamoci la verità. Diciamo, è soprattutto sulla parte di magari vendita di driver, licenze software, su questa parte molto specifica che creiamo un ecosistema che magari genera, non so, delle consulenze, dei lavori, delle stesse. Cioè, ho fatto vedere qui all'inizio, per esempio, sono tipo qua. E da lì che arriva, diciamo, in qualche modo. Sì, sì, sì. Sono abbastanza rari, però insomma, capito. Ok, grazie. Domande. L'analisi del contenuto delle connessioni è fatta solo, diciamo, solamente guardando il contenuto, oppure ci sono anche analisi statistiche comportamentali che magari possono andare oltre protocolli offuscati o criptati? Non facciamo analisi statistiche comportamentali perché chi ne fa, secondo me, prende una strada, cioè quantomeno se ne può discutere. Cioè, ho visto le conferenze, diciamo, quando la gente dice 60% di riconoscimento, se propone, per me 60% di riconoscimento vuol dire che il 40% non è riconosciuto, o se lo metto, come vi ripeto prima, un file, droppami Facebook, 4 connessioni su 10 sono Facebook in Italia. Quindi no, non facciamo questo tipo di riconoscimento. Per scelta. Ma anche quello che diceva lui, che aumentando l'adozione di SSL, la di fatto fetch diventa rilevante. Allora, sull'SSL riconosciamo il certificato, SSL, quindi dentro il certificato ci vedo se c'è scritto Monte dei Paschi di Siena, sto andando a fare un banking, se faccio un'altra cosa. Ma non so se avete fatto caso, ricostruiamo la cache DNS, diciamo su Redis, e quindi io ho un'idea di dove il boss sta andando. Per definizione di encryption, diciamo, vuoi che i dati rimangono tali, quindi diciamo, se in qualche maniera riesco a vedere di più di questo, cioè qualcosa che non fa... Facebook è tra chat e immagini, ma diciamo, finora queste cose qua sono facili da fare perché sono inizio SSL e quasi va tutto in chiaro. Col tempo diventa più complicato, però vi ripeto, io non ho interesse di intercettare le persone, sì. Cioè, io non... Qualcuno mi dice Twitter adesso è andato in SSL per default, non si può fare più niente. No, a me interessa sapere che quella persona sta facendo Twitter e non un'altra cosa malevola. Qualcosa che sta raccontando, diciamo, non è il mio mestiere. Quindi diciamo, fondamentalmente l'encryption non è che mi crei troppi problemi. Cioè, una volta che chiaramente ho saputo la cosa di base, sto facendo, non so, una lettiera, un po' di tempo, una cosa che fa, guarda se è certificato sono self-signed. Cioè, una connessione SSL con certificato self-signed probabilmente è una cosa che o non è professionale, diciamo, un po' sospetta, però diciamo non vado certamente oltre questo. C'è una domanda, vediamo qua. Grazie.